L'attuale giunta comunale sta raccogliendo i frutti del lavoro svolto dalla mia amministrazione e non è farina del loro sacco. L'ex sindaco giugliese Francesco Mastromauro, che per due mandati ha guidato il comune costiero, valuta così il lavoro portato avanti in questi 4 anni dall'attuale amministrazione guidata dal primo cittadino Ivan Costantini. Per Mastromauro ora è arrivato il tempo di dire la verità. È il primo tassello di una serie di operazioni verità. L'amministrazione di destra-centro, che si era mascherata civica e poi ha rivelato la sua vera natura, ricorderete che ha narrato per 4 anni di come la precedente amministrazione di centro-sinistra non avesse programmato opere pubbliche, non le avesse finanziate, non avesse intercettato finanziamenti extra-regionali. In particolare al centro della polemica c'è la conferenza stampa del 13 aprile scorso, dove l'attuale amministrazione comunale ha presentato il rendiconto delle opere pubbliche realizzate in 4 anni. Molte delle opere pubbliche che ha spacciato per farina del proprio sacco sono frutto della programmazione, della realizzazione o della finanziamento dell'amministrazione di centro-sinistra che ho avuto il privilegio di guidare nel precedente scorcio. Ad esempio, oltre alle opere che sono ricomprese nell'elenco che l'amministrazione in carica ha presentato e che poi sono il corpaccione di tutto quello che viene realizzato in questi anni, si passa dall'adeguamento sismico della scuola di Colleranesco, che poi è stata inaugurata solo da loro come un'impresa che si occupa degli infissi, che arriva dopo che l'edificio è stato già realizzato e solo a mettere gli infissi, ma che poi senza rispettare la grammatica istituzionale si appropria del merito di altri. Quello che voglio dire è che il fair play istituzionale e la trasparenza nei confronti della collettività amministrata meriterebbe altro. Un buon padre di famiglia non si attribuisce meriti che non ha.